Ciao a tutti da Vittorio. Non so se l'avete visto, ma oggi Francesco Acerbi ha pubblicato una lettera aperta su il Corriere dello Sport. Una lettera dove parla della situazione degli ultimi mesi e di quello che è successo in particolare dopo Lazio-Milan. Il difensore centrale della Lazio si è sfogato con questa lettera aperta destinata ai tifosi della Lazio. Analizziamola un po' insieme in questo video. Acerbi, in questa lettera scritta al Corriere dello Sport, dice che da qualche mese si sente isolato, da qualche mese ha notato che il tifo biancoceleste non lo supporta più come prima. In realtà, da qualche mese i tifosi della Curva Nord fischiano Francesco Acerbi, ma non lo fischiano per un errore o un gol regalato, no. Lo fischiano, e voglio ricordarlo, per quel gesto fatto alla Curva Nord dopo un gol. Adesso non mi ricordo neanche contro chi segnò, ma non era una partita importante e fece il gesto del silenzio alla Curva Nord. Da là è nata la polemica, da là la Curva Nord si è schierata contro Francesco Acerbi. Il giocatore, dopo quel gesto, chiese scusa, disse che era un gesto istintivo, eccetera, non ce l'aveva con la curva. Però, obiettivamente, fu un gesto sbagliato che la Curva Nord non ha gradito, e da quel momento in poi hanno prima fatto un comunicato stampa, come volete chiamarlo, dicendo che Acerbi non doveva più giocare con la maglia della Lazio, e da quel momento in poi hanno sempre fischiato Acerbi in ogni partita, ogni volta che toccava il pallone. È là dove è nato tutto il problema Acerbi. Il giocatore ha detto che ovviamente questa situazione non lo aiuta a giocare in modo rilassato, non lo aiuta a dare il massimo, perché i calciatori non sono dei robot e, nonostante guadagnino miliardi, sono emotivamente sensibili e quindi, se subiscono i fischi, eccetera, sicuramente ne risentono. E questa è una cosa che ho detto anch'io. Se andate a vedere i miei video nel passato, ho sempre detto che fischiare Acerbi o in generale un giocatore da Lazio è un errore. Quando si fischiava Murici non ero d'accordo, quando si fischiava Acerbi il discorso non cambiava. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, a me aiuta tantissimo a crescere e a te non costa niente. E se non sei ancora iscritto, beh, iscriviti al canale, perché ogni giorno caricherò due nuovi video sulla Lazio, uno alle 2 e uno alle 18. Perché sostanzialmente tu danneggiavi la tua squadra del cuore, la Lazio, perché se Acerbi sbaglia indossando la maglietta della Lazio, chi ci rimette? Il tifoso. Acerbi, bene o male, quest'estate andrà via e quindi chi se ne frega? Chi rimane col danno sono i tifosi della Lazio. Per questo, in generale, io sono sempre contrario a fischiare un giocatore che indossi la tua maglia. Per questo ho sempre detto che fischiare Acerbi era sbagliato. Bisogna ammettere anche però che i comportamenti del difensore centrale della Lazio non sono stati consoni, non sono stati da professionista. Non solo il silenziare la Curva Nord, ma anche il fatto che dopo ogni fine partita Acerbi non sia mai andato a fare il giro di campo per salutare i tifosi, come hanno fatto il resto del gruppo, è un altro segnale importante. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è quello che è successo contro il Milan. La risata isterica, come l'ha chiamata lui, dopo il gol decisivo del Milan, è una cosa che ha fatto male ai tifosi della Lazio. Premessa: non credo assolutamente che Acerbi si sia venduto la partita, né che abbia sorriso perché ha segnato la sua squadra del cuore, il Milan. Questa è una stupidaggine che va assolutamente messa da parte. Però sicuramente sorridere anche amaramente al 94esimo, dopo che anche per colpa tua la Lazio ha concesso un gol, è una cosa che il tifoso dà sicuramente fastidio. Io dopo la partita ho detto: io Acerbi non lo voglio più vedere giocare in campo titolare nella Lazio. È un'affermazione che ritengo ancora valida, nel senso che Acerbi non gioca serenamente con la maglia della Lazio. I tifosi della Lazio lo fischiano, farlo giocare mi sembra un azzardo che poi porta a questi risultati, no? Il gol al 94esimo, la risata sarcastica, eccetera. Il rapporto fra Lazio e Acerbi è deteriorato. A giugno bisogna venderlo. Cerchiamo di finire il campionato serenamente, ovvero magari facendo non giocare Acerbi e dando spazio a qualcun altro. Anche perché da qui al resto del campionato mi auguro che la Lazio possa andare avanti anche senza la presenza di Acerbi e Luis Felipe. Non ci dimentichiamo Luis Felipe, che ha già firmato col Betis, e da quel momento mi sembra che l'impegno del brasiliano sia crollato. Ecco, la testa è importante. A me dispiace queste dichiarazioni di Acerbi, lo capisco dal punto di vista umano, ma è anche vero che lui è colpa di tutto ciò, è lui che ha creato questa situazione. Ovvio che insultare il giocatore non lo accetterò mai e non lo giustificherò mai, però Acerbi si è messo in questa situazione e i fischi in un certo modo se li è guadagnati con
con i suoi atteggiamenti. Detto questo, io dico che per il bene di tutte e due, quest'estate Acerbi deve lasciare la Lazio e che forse per il bene di tutte e due Acerbi da qua in poi deve stare in panchina. Tanto il quinto posto ormai compromesso, diamo spazio a qualcun altro e vediamo se così riusciamo comunque a raggiungere un traguardo europeo. Tu che cosa ne pensi della situazione Acerbi? Scrivi nei commenti qua sotto e mi raccomando, condividi il video se non l'hai già fatto e noi ci vediamo per un altro video a brevissimo.